Il primo e il sanato. Hanno ognuno al. Vedete che qua sotto c'è un effetto. Quando si estrae un altro non morto, cioè se estrae un non morto e ce n'è un altro, si applica questo effetto qua. Quindi saldo è una se volete fare fino al terzo, ne tolgo uno, si può anche fare. Dura un po' di meno. Ora dobbiamo calcolare. Sì. Attivo. Ogni volta che deve compiere una lezione, devi incoraggiarlo a non abbattersi e fare meglio. Se non lo fai, quella è la solita danni. In costruzione? In quella? Ci sono altri. Ah, quella è se non lo incoraggi, sì, esatto. Devo consolarlo in questa quando lo lasci, si offrisce, anche fatta nei pezzi. Fatti avere qualcosa di forte che ne hai più. Scegliamo questa combinazione, pescavo tre carte e voi dovete capire tramite delle risposte di carte e anche in base al punteggio quale delle tre sequenze era quella vera. E questo è il gioco praticamente. Bello però. È abbastanza veloce. Sì, l'unico vantaggio che hai è no, il fatto è che se lo batti se non lo batti potete batterlo tutti e tre o non batterlo nessuno. Quindi siamo a 8 tiro, sì. Vuol dire che sono 4. Questo è 4. Come si fa a arrivare? È 11. Devo ritirare ancora.